Gli uffici delle Nazioni Unite a Herat, nell'ovest dell'Afghanistan, sono stati oggetto di un attacco con razzi. Un poliziotto afghano è stato ucciso e altri sono rimasti feriti. Lo ha annunciato la missione ONU nel paese, condannando l'attentato. La portavoce del segretariato generale è intervenuta a nome della rappresentante speciale Deborah Lyons. I responsabili devono essere identificati e dovranno renderne conto. La signora Lyons ha espresso la nostra vicinanza alla famiglia del poliziotto ucciso e ha augurato pronta guarigione ai feriti. Gli attacchi contro il personale civile e le strutture delle Nazioni Unite sono vietati dal diritto internazionale e possono costituire crimini di guerra. L'attacco, compiuto da elementi antigovernativi, non ha causato feriti tra il personale ONU, ha fatto sapere ancora la missione. Ferma condanna anche da parte della NATO.